Alessandro De Toffol, responsabile marketing e comunicazione. Ci dica innanzitutto di cosa si tratta, cos'è esattamente Emilione.it? Allora, Emilione.it è un progetto retail che nasce 3 anni fa dall'impegno di aziende specializzate nella grande distribuzione e nel commercio business to business e nei servizi logistici, ed ha un management estremamente orientato alla cultura del nuovo e all'innovazione. Nasce con un concept store, un modo nuovo di proporre in un negozio fisico il piccolo elettrodomestico e l'accessorio casa. Subito si crea il canale online, quindi anche lo shop online, che va ad estendere l'offerta fino, proprio ascoltando gli utenti, va ad estendere l'offerta fino alla spesa online. E dall'unione di un canale online qual è Emilione.it e lo store fisico che è Emilione Store, nasce Emilione Cloud Store, che ha il compito e l'obiettivo di offrire agli utenti un luogo di acquisto e di relazione a 360 gradi, che a prescindere dal canale, dal dispositivo, dall'applicazione o dal servizio, permette agli utenti di entrare in contatto col brand, di relazionarsi col brand e di scoprire i prodotti. E questo è nato proprio ascoltando gli utenti, quindi da un processo di ascolto che è stato fatto fin dall'inizio per capire il consumatore, questo consumatore, che cosa voleva. Ecco, la vostra tipicità è quella di mettere assieme, per così dire, il vecchio e il nuovo, il fisico e l'online, tutto servito da una ottima rete logistica. Quindi si parla in modo diverso quando si tratta un consumatore in un negozio fisico e quando lo si accudisce, tra virgolette, su un servizio online? Questa è una bellissima domanda, proprio perché il vero compito, il punto di arrivo del Cloud Store è quello di garantire la stessa relazione che noi abbiamo in questo momento, indipendentemente dal canale. Quindi che lei interagisca con il servizio o con il brand, che lo faccia attraverso il canale online o che lo faccia attraverso il canale fisico, quello che lei riceverà, o meglio che noi cerchiamo di far sì che lei riceva, è sempre lo stesso tipo di relazione, sincera, vera e qualificata. Motivo per cui dietro non c'è un robot sostanzialmente che si sostituisce, ma c'è una piattaforma comportamentale che ha il compito di unire tutti questi elementi e fare da supporto poi alle azioni relazionali che il brand farà con il consumatore. Ed è un progetto estremamente interessante. Un'ultima battuta: prospettive di sviluppo per Emilione.it, cosa avete nel vostro futuro per il 2015? Allora, il 2015 è sicuramente l'affermazione di questa piattaforma su cui stiamo lavorando tanto, che è già iniziata, ma il 2015 sarà per noi un anno di grande relazione con il consumatore. E poi ovviamente i punti fisici sono in crescita, il servizio online è in crescita, la spesa online, come sappiamo, è sotto la lente di ingrandimento non solo degli addetti ai lavori italiani ma anche europei, per cui è sicuramente una direzione su cui spingeremo molto l'anno prossimo. Bene, la ringrazio. Grazie a voi.